dal Vangelo secondo Matteo. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Gli obiettarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di mandarla via? Rispose loro Gesù: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così. Perciò io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i discepoli: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre. Ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Fratelli carissimi, per il regno dei cieli. Questo è il cuore e la chiave con cui entrare in questo Vangelo, mostrando a tutti il cammino al quale siamo chiamati. Questo cammino di ritorno, questo cammino di teshuva, conversione dalla terra al cielo, dall'esilio alla patria. Se non mettiamo le cose al loro giusto posto, non possiamo comprendere nulla. Oggi il Signore ci dice: comincia a fissare il cielo, o ricomincia a pensare al cielo, perché quello è il tuo destino, perché è lì che tu sei chiamato ad entrare. Scrive San Paolo: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti, e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Ma Cristo è il principio di tutto. Scrive ancora San Paolo: egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose, tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose, perché piacque a Dio far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, riappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. E anche voi che un tempo eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere malvagie che facevate, ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto, purché restiate fermi e fondati nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro. Questa lunga citazione è fondamentale perché Gesù, in questo Vangelo, rispondendo a questa domanda maliziosa che mirava a farlo cadere, metteva alla prova per vedere se fosse stato contro la legge di Mosè, se era un bestemmiatore, per avere di che accusarlo, per farlo fuori. E oggi, come sempre, da 2000 anni, attraverso l'attacco all'indissolubilità del matrimonio, si vuole attaccare anche, soprattutto, la Chiesa, che è l'unica che sta tenendo alta la parola della vita, l'unica che sta annunciando al mondo la verità che fa liberi, la stessa che oggi ci ha annunciato il Signore, e che è una buona notizia per te e per me, per chi è sposato e per chi non lo è, e cioè che esiste un principio più al quale occorre tornare. Esiste il cielo, fratelli, verso il quale stiamo camminando. Il Signore sta dicendo: ma di che cosa mi stai parlando? Perché mi stai chiedendo se è lecito o non è lecito? Questo è un problema capzioso. Ogni volta che tu ti chiedi se è lecito o non è lecito fare qualcosa, va rovesciata la domanda: stai amando o non stai amando? È l'amore che ti muove o non è l'amore? Che cos'è che ti muove veramente? È il desiderio del cielo? Stai camminando verso il cielo? O ti stai attaccando alla terra? O stai sprofondando sempre di più nella carne, nella terra? Città di Dio e città degli uomini, come diceva Sant'Agostino. Tu sei, io sono, parte della città degli uomini. A causa del peccato sono uscito da questo principio. Questo è il senso del peccato originale. Il battesimo ha cancellato il peccato originale, ma non ha cancellato la ferita che rimane, permane in me, la ferita che spesso sanguina di più le tendenze a ritornare, a rimettere le radici nel mondo,
che è dominato dal principe di questo mondo, la città degli uomini, che non conosce il cielo, che è l'esilio, popolata da chi ha tagliato con questo principio, da chi è uscito dal paradiso. Se tuo figlio, che costantemente ti chiede è lecito o non è lecito, posso andare in discoteca o non posso andare in discoteca, posso andare in vacanza con gli amici, con la fidanzata non posso andare, è lecito, sempre cercando una legge, c'è sempre dietro una malizia, perché chi ama, dice Sant'Agostino, non ha bisogno di chiedersi che cosa sia lecito o cosa non sia lecito, perché l'amore lo spinge naturalmente, come una natura nuova, verso il bene, il buono, il bello, il santo, l'utile per l'altro, a servire l'altro per accompagnarlo verso il suo destino celeste. Essere stati chiamati nella Chiesa significa essere stati strappati, liberati dalla città degli uomini, questo presente senza futuro, senza cielo, che è la vita del mondo, che è la vita su questa terra, senza Dio. Siamo stati chiamati e liberati per camminare tornando, convertendoci al cielo, al principio. Il sacramento del matrimonio, con il quale si inaugura la Bibbia prima del peccato, questo principio di cui parla il Signore è prima del peccato, capitolo 2 della Genesi, e termina nell'Apocalisse, lo spirito della sposa dice vieni, perché la visione dell'Apocalisse, che è un libro liturgico che si radica nella liturgia ebraica, guarda il cielo, come sempre la liturgia, come ogni sacramento, è una finestra aperta sul cielo, perché il cielo faccia risplendere sulla terra un raggio della sua bellezza, un raggio della sua pienezza, sempre nei limiti e nelle difficoltà e nella povertà di chi ancora è qui sulla terra e non può la perfezione, la vita celeste. Oggi il Signore ci dice, non ti chiedere se sia lecito o non lecito ripudiare tua moglie. Cioè non ti chiedere se sia lecito o non sia lecito ripudiarla oggi. Non parlo di divorzio. Che cosa ha fatto tua moglie? Puoi incasellare il suo atteggiamento, la sua attitudine, le sue parole in una legge che ti permette, che fa lecito ripudiarla, cioè non parlarle per una settimana? Cosa ha fatto tuo marito tanto grave per cui tu ritieni che sia lecito non concederti a lui, fargliela pagare, ripudiarlo? Forse stanotte l'hai ripudiato, forse ieri tu hai ripudiato tua moglie, facendole scontare forse una cosa di 3 mesi fa. Questo è ovvio, è applicabile a qualunque altra relazione, ma oggi rimaniamo nel contesto del matrimonio. Poi l'immagine dell'unione tra l'uomo e Dio, tra la Chiesa e Cristo, tra te e lui, il tuo sposo, in principio non era lecito. Questa domanda era improponibile, è stata insinuata dal demonio. E proprio perché Adamo ed Eva si sono lasciati irretire in questa domanda, in questa tentazione, sono caduti e sono entrati in un esilio dove è sparita la grazia che era nel principio, la grazia della comunione perfetta con Dio, dalla quale poteva scaturire il compimento di queste parole. Per questo l'uomo e la donna saranno una sola carne, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, cioè taglierà e creerà un'altra famiglia. Che significa questo per questo? Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, nella libertà, nell'amore, nell'obbedienza, nella disponibilità, nella mansuetudine, nella docilità di una creatura, maschio e femmina. Immagine e la somiglianza con Dio sta nell'essere due persone diverse, che possono essere carne della propria carne, sangue del proprio sangue. Questo miracolo della grazia sulla terra è perduto, per questo tutti i popoli pagani intorno a Israele ammettevano naturalmente il divorzio. Ora, nella economia della salvezza, nella storia della salvezza, Dio ha eletto Israele e lo ha tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto, dalle mani del faraone, immagine del demonio, l'Egitto, immagine di questa società, di questa città degli uomini che si oppone alla città del cielo, alla città di Dio, e lo ha messo in un cammino, lo ha introdotto nella Pasqua, lo ha fatto passare dalla schiavitù alla libertà, ma ha dovuto Israele imparare la libertà nel deserto e ha imparato che è duro di cuore, che l'Egitto gli si era appiccicato addosso, facendo del suo un cuore ostinato, che Israele, come te ed io, è ammalato di sclerocardia, di durezza di cuore, di ostinazione. Per questo dice il Signore, nella pedagogia divina c'è stato un momento, un passaggio, nel cammino nel deserto, nel cammino verso la terra promessa, c'è stato un momento in cui Dio, per misericordia, per pura misericordia, ha permesso che in alcuni casi eccezionali, per l'ostinazione del cuore di uno o dell'altro, per la durezza del cuore dei due coniugi, ha permesso che si possa dare l'atto di ripudio, che era comunque una legislazione a favore del ripudiato.
La legge di Mosè dice attenzione, perché bisogna salvaguardare la dignità di chi è stato ripudiato. Ma al principio non è così. Al principio, verso cui stiamo tendendo, verso cui era profetizzato questo cammino nel deserto, non era così al principio. E questo principio, come ho letto prima nella lettera di San Paolo, è tornato sulla terra, è stato di nuovo seminato. È arrivato Cristo, che sulla croce ha unito il cielo e la terra, ha riaperto la porta del paradiso agli uomini, perché potessero rientrare nella grazia precedente al peccato, pur rimanendo feriti, pur rimanendo deboli e fragili. Cristo dice conservate la fede, conservate la grazia, dice San Paolo. La Chiesa, la comunità cristiana, è il luogo dove si compie ciò che era da principio, cioè l'indissolubilità dell'amore, ma non come una legge, se non come la gioia, come il compimento del desiderio instillato nel cuore di ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Chi non vive l'indissolubilità, chi si divorzia, è frustrato. Se tu ripudi tua moglie, tu hai frustrato la tua natura, l'immagine e la bellezza di Dio in te. Per questo sarai infelice, anche se trovi un'altra compagna, anche se trovi un altro amore, tra virgolette, evidentemente. Ma questo vale per tutti i giorni, per tutti i piccoli e grandi ripudi che facciamo l'un l'altro. È contro la natura divina che il Signore ci sta dando nella Chiesa. Per questo quando parla degli eunuchi, di chi è stato chiamato per il regno dei cieli, a vivere la sponsalità in un altro modo, sta dicendo, guarda, tutti siamo chiamati alla stessa unione, alla comunione che era in principio con Dio, attraverso il corpo di carne di Cristo, attraverso la Chiesa. Alcuni la servono in maniera speciale, alcuni come i presbiteri, le suore di clausura o i consacrati, hanno sentito questa chiamata ad offrire anche il proprio corpo, per essere un solo corpo, con la Chiesa, con le sue esigenze, con i suoi bisogni, ma tutti siamo lo specchio l'uno per l'altro, i consacrati e gli sposati, per indicarci mutuamente il cammino verso il cielo, verso il regno dei cieli. Ci si sposa per il regno dei cieli, si può capire, capisca, si mette al mondo dei figli per il regno dei cieli, sacerdoti, suore, consacrati per il regno dei cieli, per il regno dei cieli, cioè per la grazia del regno dei cieli che è riversata in noi attraverso Cristo, i sacramenti, la vita della Chiesa, e per andare verso il regno dei cieli e per testimoniare il regno dei cieli in questa generazione. Lo aveva ben capito e vissuto San Massimiliano Kolbe, ha dato la vita, lui che era solo, dice io sono solo, questi sono sposati, posso dare la mia vita per loro. Ecco il cuore di questo Vangelo. Un sacerdote, un frate, sposato con la sua Chiesa attraverso il corpo e il sangue di Gesù Cristo, che può offrire se stesso per salvare un matrimonio. Allo stesso modo il matrimonio salva i presbiteri, un matrimonio santo salva la vita di un presbitero, questa è la mia esperienza. Siamo chiamati al cielo, a entrare in questo principio che ogni giorno si rinnova e ci rigenera nella misericordia di Dio.